medico militare non sa mai di fronte a cosa si troverà e spesso si dovrà confrontare con patologie diverse, a volte nuove. Deve dunque essere costantemente aggiornato. Parola del generale ispettore Pier Valerio Manfroni, capo del servizio sanitario dell'aeronautica militare, che ai microfoni di Sanità Informazione chiarisce perché la formazione continua del personale sanitario sia fondamentale, specialmente nelle zone di frontiera. Sicuramente la formazione è la base di tutte le professioni, quella medica in particolare, perché poi la formazione acquisita si scarica sul paziente e per ottenere delle prestazioni di alto livello bisogna formarsi e continuarsi ad informare per tutta la vita. Curiamo particolarmente nella difesa questo modello di formazione e sicuramente attingiamo a tutte le risorse disponibili. Abbiamo settori particolari chiaramente nei quali formarci e che curiamo particolarmente. Anche queste realtà che noi svolgiamo potremo metterle a disposizione di tutti. Trasporto dei malati in volo, il controllo del personale aeronavigante, sono settori di nicchia molto particolari e che comunque noi curiamo particolarmente. La capacità di avere una preparazione su più campi, una preparazione generale, come un medico militare deve avere, perché noi non sappiamo mai di fronte a cosa ci troveremo. Le specialità richieste si allargano a quelle di un solo singolo specialista. E quindi avere una competenza pluridisciplinare caratterizza particolarmente, una mia opinione questa, ma credo sia condivisa, la funzione medica del medico militare. Senta, in questo periodo il tema scottante, ma ormai anche se è un problema di anni, poi si accende di settimana in settimana, è quello dei migranti. Anche in questo caso voi siete in prima linea e anche in quel caso sono importanti avere delle specifiche formazioni e informazioni sia per i medici sia per gli stessi cittadini. La difesa è tutta la difesa in prima linea, la sanità militare anche. Ci troviamo di fronte a patologie diverse, diversificate, anche nuove, e quindi avere aggiornamenti adeguati a quelle che saranno le problematiche che andremo ad affrontare sicuramente ci è utile. Le competenze che sono richieste si ampliano dalla pediatria all'ostetricia, alla ginecologia, alla traumatologia e quindi avere la possibilità di formarsi su più campi è sicuramente estremamente utile e quindi queste iniziative sono sicuramente funzionali all'obiettivo. Tra l'altro l'abbiamo vista dialogare fitto con il dottor Bartolo, il medico simbolo di Lampedusa. Possiamo immaginare una collaborazione che presumo già ci sia, ma che possa rafforzarsi magari proprio in questo progetto che riguarda la FAD e anche Sanità di Frontiera? Io direi sicuramente sì, anche qui esprimo un mio concetto, una mia idea, e cioè non sappiamo mai dove arriveranno i problemi. E la sanità militare in questo senso potrebbe essere un'ottima integrazione al servizio sanitario nazionale per mettere a disposizione dei cittadini un servizio sanitario pubblico sempre più efficiente. Noi siamo nel settore pubblico lo stesso e sicuramente disponibili a collaborare con chiunque. Il dottor Bartolo l'ha accennato, lo conosciamo molto bene. Una cosa ci caratterizza, l'operare in prima linea e avere esperienza diretta delle novità che arrivano.